Nel cuore del Parco delle Madonie, sovrastato dal Monte Rocca di Sciara, si erge il grazioso borgo di Caltavuturo, culla dell'archeologia, connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Caltavuturo è un paese di quasi 4.500 abitanti, in provincia di Palermo, un paese del Parco delle Madonie, che può essere raggiunto agevolmente attraverso l'autostrada Palermo-Catania uscita a Scillato, oppure venendo da Messina, la Messina-Palermo imboccando Bonfornello e poi uscita a Scillato, oppure venendo da Catania uscita a Termonzelle, quindi un paese abbastanza servito dal punto di vista della viabilità. Caltavuturo fa parte del Parco delle Madonie e appartiene al complesso geomorfologico che caratterizza il Parco delle Madonie. Giardino botanico al centro del Mediterraneo, Caltavuturo ha origini antichissime. Colonia ai tempi della Magna Grecia, fu terra di conquista per arabi e normanni. Il nucleo originario del borgo era arroccato sulla rupe di Torre Vecchia, dove sorgeva il castello saraceno. Caltavuturo è un paese che ha origini antichissime. Intanto il nome significa castello dell'avvoltoio, Calat e Abitur, un paese di origine anche araba normanna. Fino al 1600 era collocato nel vecchio sito che si chiamava Terra Vecchia, prendendo il nome anche da una formazione geologica tipica del territorio di Caltavuturo. E poi è ridisceso nell'attuale sito che ha acquisito il nome di Terranova. Tra gli edifici sacri spicca la chiesa di Santa Maria del Gesù, edificata nel 600 e annessa al convento dei frati minori riformatori di San Francesco. Al suo interno custodisce la Visitazione, tela del XVII secolo di Giovan Battista Quagliata. Opera di Frate Umile da Petralia e il crocifisso ligneo seicentesco. Vivida e cruenta, l'effigie sacra trasmette tutto il pathos della crocifissione. Per secoli l'attività prevalente di Caltavuturo fu la pastorizia. Testimonianza sono i mannari, i recinti in pietra usati come ricovero per le greggi. Capanne e ricoveri di fortuna in paglia, invece, sono il retaggio della transumanza. Ci troviamo dentro il Museo Civico Don Giuseppe Guarnieri, che abbiamo voluto istituire all'interno di questo chiostro di frati riformati, di francescani,
che abbiamo restaurato e che è destinato a diventare una sorta di polmone culturale produttivo del nostro paese, della nostra comunità. Questo museo ospita diverse sezioni, dalla sezione arte sacra, interessantissima la mostra del permanente del Santino Sacro, la sezione Geopark. Noi facciamo parte di un territorio particolarmente pregiato dal punto di vista geologico, al punto da essere stato caratterizzato all'interno della rete internazionale dei parchi, e infatti noi facciamo parte della rete Geopark internazionale. Poi abbiamo la sezione dedicata alle mostre permanenti e temporanee di pittura. Abbiamo anche una importante sezione etnoantropologica costituita dal Museo dell'Opera dei Pupi Siciliani, con una collezione di pupi siciliani di grande valore e di grande anche fattura. Su verdi colline, le greggi brucano i pascoli incontaminati. Il latte che conserva i sapori della ricca terra di Sicilia viene lavorato dall'azienda agricola San Giovanni. Qui viene prodotto il pecorino siciliano DOP. Il latte non viene pastorizzato, in modo da mantenere intatti i profumi. Una volta portato in azienda, il latte viene messo in vasche refrigeranti per essere lavorato. Raggiunta la temperatura di 36 gradi centigradi e aggiunto il caglio, si ottiene la tuma. Schiacciata e infuscellata, la tuma viene messa in cassoni di scotta, dove il latticello la cuoce per 4 ore. Successivamente viene salata e messa nella cella di stagionatura. Così nasce l'ottimo pecorino DOP siciliano. La ricotta invece si ottiene con l'aggiunta di latte al latticello. Non appena il composto raggiunge i 78 gradi centigradi, la ricotta fresca viene infuscellata. L'azienda produce anche schiacciate. Tutti i prodotti sono commercializzati e possono anche essere aromatizzati con varie essenze come peperoncino, pepe nero, pepe verde, origano, erbe cipolline, noci e pistacchio. Per chi ama il turismo enogastronomico, l'azienda agricola San Giovanni è una tappa obbligatoria. Le visite aziendali, infatti, sono sempre accompagnate da grigliate di carne abbinate a formaggi e prodotti genuini. Leader nel turismo rurale di Caltavuturo è l'agriturismo Mandria Giumenta, un'oasi di pace in cui è possibile vivere in simbiosi con la natura, gustando cibi genuini.
Il maneggio di cavalli e l'ottima ospitalità soddisfano anche gli ospiti più esigenti. L'azienda agricola Scannale, oltre alla zootecnica e alla coltivazione di prodotti biologici, si distingue in Europa per la bontà delle sue mele. Selezionate con cura le qualità di mele che hanno maggior successo nei mercati europei e del Nord Italia sono Golden, Gala e Fuji. Profumi e sapori dei fiori siciliani vengono catturati dall'azienda Miele Madonita di Sireci Vincenzo, che produce e confeziona miele nel Parco delle Madonie, secondo le più antiche tradizioni del buon apicoltore. Miele mille fiori, di agrumi, di eucalipto e di sulla sono i prodotti di punta dell'azienda. Pappa reale e propoli completano la gamma di prodotti. Graziosi sono anche i manufatti in cera. Ulivi secolari coltivati biologicamente sono la risorsa dell'azienda agricola Fabrizio Savagnone. Dalle piante di ottima produttività si ricava il biofilo d'oro di Chiusa, un olio dal colore giallo-verde, dal gusto dolce e dall'aroma di fruttato netto di oliva. Per l'undicesimo anno abbiamo messo in pratica, in atto, un concorso Fai Impresa. Questo concorso Fai Impresa consiste nel dare degli incentivi a quei giovani che vogliono installare una impresa proprio qui in paese. Grazie a questa incentivazione che noi ci siamo intestati, e abbiamo creato un 50 posti di lavoro a giovani che altrimenti sarebbero stati costretti ad abbandonare il nostro paese. Briciole di pane di Giannopolo e Rizzitello. Grazie a questa iniziativa, da un anno si fa traghettatore della tradizione culinaria di Caltavuturo. Oltre al pane di Tumminia, vengono prodotti e commercializzati pane casereccio e biscotti buccellati. Anche il ristorante Caffè Letterario, alter ego, è frutto dell'iniziativa Fai Impresa. Thank you.
locale, finemente arredato con stile moderno, ha al suo interno una zona vintage e una zona lettura con più di 200 titoli. Il menù del ristorante comprende piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna. Tutte le materie prime provengono dalle aziende di Caltavuturo. L'olio biologico dell'azienda Savagnone, i biscotti all'anice e al latte dell'azienda I Sapori della Menzogna, i savoiardi del biscottificio Guggino e il miele dell'azienda Nettari di Sicilia, insieme alle carni e ai prodotti del ricco sottobosco, danno valore aggiunto ai piatti. Il piatto che oggi preparerò sono tagliatelle ai funghi di Ferla. Gli ingredienti sono cipolla, aglio, funghi, tagliatelle all'uovo fatte in casa, pepe, sale, prezzemolo e olio. Mettiamo l'olio in padella. Un po' di cipolla, aglio, mettiamo i funghi tagliati a pezzetti, fungo di Ferla, si fa trifolare. Si cala la pasta. Dopo 4-5 minuti di cottura scoliamo la pasta e la saltiamo in padella. Dopo averla fatta saltare in padella è pronta ad essere servita. Una manciata di prezzemolo e il nostro piatto è pronto. Il vino che abbiniamo è la Masa, un insolia vendemmia tardiva, leggermente barricato. L'amore per i cavalli ha fatto da volano alla nascita dell'associazione Planet Horse. Oltre alla scuola d'equitazione e alle passeggiate a cavallo, l'ippoterapia è un progetto di sviluppo futuro dell'associazione. Aluser, azienda leader fin dal 1960 nella produzione di finestre, persiane ed infissi in legno, alluminio e PVC, grazie alla professionalità e all'impianto all'avanguardia, riesce ad esaudire tutti i desideri del cliente.
utilizza macchinari con controllo a processore numerico, progettazione in CAD e software professionali. La tecnologia Aluser produce una nuova generazione di infissi scorrevoli e realizza finestre e portefinestre a 2, 3 o 4 ante. Al suo interno contiene anche un vasto showroom in cui è possibile constatare l'alta qualità dei prodotti dell'Aluser. Da un'antica tradizione nasce la cooperativa Betania, che realizza splendide camicie su commissione. Negli anni ha seguito direttamente l'affermazione del proprio marchio Fiale. Dall'estro creativo di Giorgi Maria Grazia nascono splendidi oggetti in ceramica. Oltre a manufatti di uso comune, l'azienda produce anche una linea di oggetti etnici. Tradizioni, profumi e sapori della millenaria Sicilia continuano a vivere a Caltavuturo, città che guarda al futuro valorizzando le sue radici.